Con el viejo topo yo he editado tres libros, o mejor dicho, dos libros y un prólogo. El prólogo fue este, el prólogo a El Estado y la Revolución, el libro más clásico a nivel de teoría política del líder de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Todo un honor para mí. Otro libro que edité con ellos fue este, el primero. El segundo, en mi cuenta de libros, El marxismo y la cuestión nacional española, editado en 2017. Y tres años después, en 2020, edité La vuelta del revés de Marx, el materialismo político entretejiendo a Karl Marx y Gustavo Bueno. Un aporte a partir del cual podemos construir un materialismo político, un marxismo adaptado al mundo hispánico iberófono. Pues bien, eh, los ataques que ha recibido la editorial El Viejo Topo en los últimos días y particularmente su no inclusión o prácticamente cancelación, expulsión... La Feria del Libro Político de Barcelona, por parte del separatismo de la CUP, es una auténtica desgracia y una ofensa para la editorial marxista más prestigiosa de la historia de España y una que ha servido para formar a numerosos marxistas durante muchísimas décadas. Por tanto, desde Vanguardia Española y desde las vanguardias iberófonas, y particularmente desde mi persona, total gratitud al viejo topo y toda nuestra solidaridad frente a. La censura de la izquierda indefinida separatista y étnica del catalanismo. Miguel Riera y todos los demás contáis con todo nuestro apoyo. Desde Tarragona demandamos todo nuestro apoyo y solidaridad. Desde la vanguardia española, nos posicionamos en contra de la censura que está patinando la estima editorial al viejo topo a la ciudad de Barcelona. ¡Molta fuerza! Desde Vanguardia Española nos posicionamos en contra de la censura a la que se ha visto sometida la editorial El Viejo Topo. Nuestro más sincero apoyo y solidaridad. Desde Vanguardia Española nos posicionamos en contra de la censura a la que se está viendo sometido la editorial El Viejo Topo. Eh, nuestra más profunda solidaridad y nuestro más profundo apoyo. Desde Vanguardia Española nos posicionamos en contra de la censura que ha recibido la editorial El Viejo Topo. Todo nuestro apoyo y solidaridad. Nuestro más sincero apoyo y solidaridad. Todo mi apoyo y solidaridad al viejo topo. Todo nuestro apoyo y solidaridad. Desde esta organización, nuestro más humilde apoyo y solidaridad. Un caro saludo de Diego Fusaro. Un caro saludo de Italia a los amigos de la España. Eh, ¿Es una cosa? Che io ritengo molto grave e che tuttavia è emblematica dello spirito del nostro tempo. È successa una cosa gravissima che ha riguardato la casa editrice Il Viejo Topo, una storica casa editrice di Barcellona con la quale mi pregio di collaborare ormai da anni. Il Viejo Topo è una casa editrice che ha origini marxiste, nasce nella cultura della resistenza al franchismo. È una casa editrice che ha pubblicato libri importanti di storia e filosofia del marxismo e che oggi più che mai rivendica la propria libertà di espressione e di pensiero. Lo ha fatto eroicamente ai tempi del franchismo e continua a farlo anche oggi. Sono onorato e felice di collaborare con Il Viejo Topo da anni, di pubblicare con loro e con l'amico Miguel, anzitutto, i miei libri. Onorato di prendere parte nel mio piccolo, a questa grande storia di questa splendida e grande casa editrice, ebbene, succede che la casa editrice Il Viejo Topo avrebbe dovuto partecipare a una importante rassegna del libro ed è stata esclusa con l'accusa di dare spazio a pensatori eh, disallineati rispetto a quello che si pretende essere il pensiero unico. Tra questi pensatori evidentemente ci sono anch'io, ma non solo io, non voglio ovviamente attribuirmi un'importanza che non ho, ma eh, ci sono una serie di autori che pensano con Marx in maniera autonoma e non allineata ai dogmi della neosinistra fucsia e glemur, la sinistra dell'arcobaleno e non più della falce e martello, la sinistra di completamento della globalizzazione neoliberale la sinistra come guardia fucsia del padronato cosmopolita ebbene chi come il sottoscritto o come l'amico armesilla continua a pensare con marx e quindi si trova su posizioni distanti eh, dalla eh, sinistra fucsia neoliberale viene non solo ignorato ma anzi colpito a ogni occasione e quindi capita che questa casa editrice e il vieco topo Saldamente marxista nella sua storia e che oggi continua a difendere la libertà di pensiero e di critica radicale del capitalismo, venga osteggiata e censurata, bisogna dire le cose con il loro nome: proprio da eh, quella sinistra fucsia che una volta di più si rivela guardia e completamento del rapporto di forza capitalistico. Questo mi permette di ribadire il mio orgoglio e la mia gioia di collaborare con Miguel e con El Viejo Topo, una casa editrice libera, autonoma, che dà spazio al pensiero critico e al dibattito sulle, sulle orme di Marx e di Gramsci, ed è la prova che stiamo procedendo nella giusta direzione. Per rendere un doveroso tributo ai miei compagni e fratelli spagnoli, dirò con Don Chisciotte: Ci abbaiano Sancho, è segno che stiamo cavalcando. Nella giusta direzione, quindi ancora di più oggi sono lieto e onorato di collaborare nel mio piccolo con questa grande casa editrice e con Miguel e con tutti gli amici e compagni che fanno parte di questa splendida eh, compagnia del Viejo Topo di pensatori liberi indipendenti che non hanno rinunciato all'anticapitalismo e alla lotta per il socialismo, per una società di individui liberi e uguali, quindi una società emancipata dalla reificazione del capitalismo globale. Questa è la strada giusta. Continueremo e quanto più abbaieranno, tanto più sapremo che stiamo procedendo nella giusta direzione.